La seconda edizione del Rally Costa del Gargano è il primo dei grandi eventi sportivi che ci apprestiamo a vivere qui a Monte Sant'Angelo. Seguiranno altri grandi eventi come il Trofeo Rosa dei siti UNESCO, il percorso delle mountain bike che inonderanno le nostre strade, così come la Corrimonte che si terrà ad agosto e lo slalom che si terrà nel mese di settembre. La nostra mission è quella di rendere la nostra città sempre più accogliente da un punto di vista turistico, culturale e sociale, e le manifestazioni sportive vanno in questa direzione. Allora, siamo alla seconda edizione del Rally Costa del Gargano. La prima edizione era di rotaggio, adesso stiamo praticamente mettendo a punto alcune cose per far sì che questa edizione sia migliorativa rispetto all'anno scorso. Rally praticamente inizia sabato con le due prove speciali sulla macchia Monte Sant'Angelo, poi concludersi la domenica su altre sei prove speciali, sono tre da ripetere praticamente due volte. L'arrivo è a Manfredonia, sul porto turistico, spero che non ci siano incidenti e che tutto proceda nel migliore dei modi. Lo sport è uno strumento di promozione del territorio e qui a Monte Sant'Angelo, in uno dei posti più belli del mondo, patrimonio dell'umanità UNESCO, il Rally del Gargano sarà un ulteriore strumento di promozione e marketing territoriale. La Regione Puglia sostiene queste iniziative, lo facciamo in tutta la Puglia, perché siamo convinti che questo connubio tra manifestazioni sportive e territorio, bellezza del nostro territorio, fa sì che la Puglia possa essere ancora più conosciuta in Italia e nel mondo ed apprezzata per quello che fa. Qui a Monte Sant'Angelo le iniziative culturali che stanno all'interno di un programma che tiene assieme la cultura, la tradizione, lo sport e il territorio completano la bellezza di tutto il Gargano.